Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellaz Game, episodio 20 della nostra campagna in Total War Warhammer con Gringor Pelle di Ferro alla guida dei Pelle Verdi. Dunque mi scuso subito perché ieri non è andato in onda l'episodio che invece va in onda ogni giorno. Adesso cercheremo di ritrovare la nostra costanza. Ho letto invece gli episodi, cioè i commenti degli ultimi due episodi perché li avevo registrati due di seguito e quindi davvero ragazzi siete stati grandissimi perché ho visto un casino di commenti. Allora, per esempio, per quanto riguarda la battaglia, c'è stato Daniel che mi ha spiegato una cosa che non sapevo, qua l'assedio che abbiamo fatto, e che praticamente le unità come penso in Napoleon, cioè lui ha scritto in Napoleon, e io penso anche in Shogun, però in Shogun forse si arrampicavano direttamente sulle mura, comunque possono scalare le mura con le scale, ovviamente subiscono molti più danni, immagino, ma si può, per questo erano uscite le scale lì e non avevo capito questa cosa io. E invece Francesco ha detto che era meglio utilizzare i goblin per l'ariete. Effettivamente è una buona idea perché ho visto che hanno subito molti danni quelle unità, quindi cercheremo di fare assolutamente così. Poi abbiamo il nome del nuovo generale, che è un nome composto, me l'hanno proposto Evil e Bodvar, si chiamerà Drakan Sventra Chaos, così ho unito un po' il nome e il cognome per far contenti tutti, però purtroppo ragazzi non potrà essere il Arzak il Massacratore, che è il nostro secondo lord leggendario, ogni nazione ne ha due, perché come ci ha ricordato il buon Baluba, il suo nome non può essere modificato, anzi adesso penso che fra poco lo recupereremo perché è un lord leggendario più forte degli altri e bisogna farlo salire di livello subito in modo che abbia anche le sue capacità di movimento strane. Perché ho visto, cioè prima ho fatto la prova a reclutarlo, e praticamente al livello 21 arriverà ad avere una specie di viverna, quindi sarà molto molto forte. Poi volevo fare gli auguri a Duccio perché ora c'è un esame. Volt Boy mi ha detto che quando finiremo finalmente questa cavolo di missione ci sarà una bella sorpresina, infatti ora questi tizi qua si sono un attimo ripresi, vedete? E allora stavo pensando di fare una confederazione. Il punto è che ora come ora loro non accetterebbero, vedete qua? Allora iniziamo a proporre un transito militare, però ci facciamo pagare ovviamente. Pagamenti 700, alta 1300, moderata, boom, ok. Questo ha migliorato un po' le cose, per ora no. Allora, l'alleanza non la voglio fare, dovremmo avere già un patto di non aggressione, probabilmente. Dove è scritto patto di non aggressione e transito militare. Comunque, adesso andiamo là con il nostro tizio più forte, perché qua abbiamo i nostri due pistolini. Questo qua lo utilizzerei come mi avete suggerito un po' per esplorare, quindi vai. Non lo utilizziamo in battaglia perché ho visto che è una pippa. E quindi quasi quasi lo ucciderei anche perché adesso per salire di livello mi costa. Vediamo se c'è differenza. Sì, quasi quasi lo licenzierei del tutto. Qui così si fa. No, non si può. Non si può. Vedete? Perché di solito qua c'è il tasto per cliccarli. Guardate sui generali, vedete? Mentre lì no. Vabbè. Quindi ce lo teniamo così com'è. La mia idea era buttarlo via, prendere uno nuovo, così lo potevo potenziare direttamente in questa linea che è quella che ho deciso di utilizzare. Queste non servono praticamente un tubo, ragazzi. Davvero non servono niente. Quindi, boh. Cioè, nel senso, servono in battaglia, però mi sembra davvero una pippa questo qua rispetto ai generali. Ovviamente può essere forte contro alcuni tipi di unità, ma ormai sono davvero tutte forti, quindi è un po' inutile. Allora io muoverei il tizio da queste parti. Ci puoi arrivare? Perché non mi fai vedere la freccia? Cioè se tipo ti mandassi qui, ci arrivi, vero? Sì, ok. Quindi andiamo lì, così lo facciamo fuori del tutto. Poi, un'altra cosa che riguarda gli agenti è quello che mi ha detto Diego, però visto che è una cosa importante dobbiamo metterla ai voti di tutti. Allora, questo tizio ama i nani, ragazzi. Ama i nani. Vi rendete conto di questo affronto? Allora, io non so se lui merita ancora di stare nel nostro esercito. Potremmo ucciderlo.
Perché Diego mi ha proposto appunto questo. Infatti, se io tipo lo utilizzo per andare qua, mi dice di far così. Visto che lui ama i nani, possiamo potenziare una di queste. Cioè, mi sembra un po' una cavolata, ma. Secondo me lo distrugge, non è vero? Boh, non lo so. Comunque, ora come ora lo teniamo, vediamo un attimo. Secondo voi, è come ha detto Diego, che se praticamente inserimento mercenari, inserimento minore. Cioè, non c'è scritto cosa faccia. Penso che lo danneggi, però non ne sono sicuro. Quindi non so se ne vale la pena provarlo. Introiti generati, crescita. Boh, ora come ora lo possiamo lasciare lì. Ditemi se volete anche voi che lo uccida o meno. Poi invece Simone mi ha detto due cose riguardanti l'esercito di Gringor. Praticamente, vabbè, una cosa ovvia è che adesso lo potenziamo, facciamo più orchi neri. In realtà ora come ora gli orchi neri non possiamo, però facciamo orchi gozzi e via dicendo. E soprattutto dobbiamo andare a far fuori questi qua che rompono le palle in una maniera pazzesca. Probabilmente ora questi stanno cercando di tornare a prendersi uno dei loro insediamenti o qualcosa del genere. In realtà hanno tutti abbastanza guarnigione da vincere perché anche se sono forti sono messi male. E la guarnigione che ho in tutti gli insediamenti, ops, si vede da qui, è di sicuro abbastanza forte per farli fuori. Però fa parte anche di una nostra missione, quindi andrei ad attaccarlo. Poi i tre player mi hanno detto di aumentare i profitti conquistando. In realtà ho visto, cioè di sicuro conquisteremo, che ora non sto chiedendo le tasse né qui. Però c'è dentro Gringor, quindi vediamo. Ne le sto chiedendo. In acque malsane. In acque malsane le possiamo chiedere subito, tanto la crescita c'è. Quindi mettiamole così e buona. Tra l'altro, qua ci sono i venti della magia più alti. Dobbiamo stare attenti un po' alla corruzione, però, che sta salendo ovunque. Quindi ora c'è da fare una specie di ricostruzione generale di tutto. E poi niente, praticamente un'idea che mi è venuta in mente e che è piaciuta anche a Bodvar è quella di fare qua il triangolo del reclutamento, qui così. In sostanza consiste nel mettere qua a disposizione tutte le unità reclutabili, così facciamo in poco tempo il giro completo. Allora farei qua la fanteria e basta, perché comunque la fanteria sarà quella che utilizzeremo di più, quindi almeno 5 in un turno subito qui. Poi qua facciamo tutto ciò che può cavalcare, però non sarà comunque una parte così fondamentale della nostra armata. Qua possiamo metterci gli sciamani, distruggiamo questo, qua potenziamo questo e possiamo distruggere anche questo di verità, che non ci serve un tubo. E qua mi metterei a rifare di sicuro la roba sia dei mostri, quindi non mi ricordo il nome ragazzi. Di sicuro la caverna dei troll e anche i campi di calpestabili. Calpestabili, campi calpestabili. Ok, così possiamo fare giganti in sostanza. E poi vorrei fare anche questa, però magari la possiamo far qui per reclutare qua che ci sarà lo slot disponibile fra 2 turni, tipo 3 turni, 2 turni. C'è scritto? Turni surplus 2. Fra 2 turni qua possiamo fare ancora questa. E io farei questa qui di qua. Così facciamo magari una catapulta e 4 unità di cavalleria. Mi avete suggerito che sono molto forti i ragni, quindi me l'ha suggerito Diego, però in un video di Erzfire un 4, quindi potremmo far quello e qua così. Allora, dai, adesso facciamo l'ultimo giro di costruzioni perché sennò il video viene praticamente un'introduzione unica. Però secondo me fare queste cose è importante, se no non si capisce dove si vuole andare e cosa si sta facendo. Allora, questo qua lo potremmo anche distruggere, anche se potremmo mandare Gringor qui a reclutare qualcuno. Sinceramente non so quanto siano utili i troll, sono di sicuro utili i giganti. Però vabbè, per adesso possiamo tenerlo, è inutile distruggerlo. Qua farei questo qua di livello più alto di sicuro, ma forse è meglio pompare su questo. Abbiamo finito i soldi. Quindi basta, a livello diplomatico abbiamo fatto quello che potevamo fare. Mi avete detto in tanti di allearmi col caos. Dunque, secondo Balubo è una cosa che non si può fare. Infatti mi ha chiesto se è una mod. Però, sì, ok. Mod non ne ho, però qua dice che è basta. Quindi probabilmente magari mi dà l'opzione, ma non si può mai fare. Al momento comunque loro sono in guerra con tutti, quindi va bene così com'è.
Ora vediamo se lasciar perdere un po' i nostri amici non morti, che sono a, non dice se è miglioramento o peggioramento, questi qua sono in miglioramento netto, vediamo un attimo. Comunque, certo è che invece possiamo attaccare i nani. Allora, dobbiamo ancora muovere le truppe. Abbiamo assediato questa nello scorso episodio. Direi che tu puoi andarti a fare un giro qua sotto, così magari facciamo uscire la VAG. Perfetto, vabbè, questa qua ragazzi ovviamente non si combatte, risoluzione automatica, non ha perso quasi niente, perfetto. E allora io questa regione quasi quasi la razzerei ancora, così mettiamo a parte ancora un po' di soldi e inizierei a conquistare solo le zone montane. Magari non tutti siete d'accordo, ma secondo me è una buona idea. E sposterei lui qui così, così il prossimo turno razziamo quella. E tanto qua non ci sono nemici perché li abbiamo uccisi tutti. E qua metterei ancora selvaggi. Perfetto. E basta. Questi qui li lascerei qua perché il prossimo turno iniziamo a costruire cose strane. Tipo, a parte che ora possiamo permetterci di fare molte cose. Farei questa qua. Poi una cosa che mi avete detto tutti, praticamente questa. Per reclutare più gente di qua, bisogna avere qui capacità di reclutamento dell'eroe grande capo più 1. Quindi facciamo questa a livello 3, dovremmo poterne fare un altro. Anzi, in realtà dovremmo poter tornare a 0, perché ora siamo addirittura sopra al limite. Mentre per lo sciamano ci sono queste qua che costano un sacco, quindi. Però saranno da fare di sicuro perché abbassano la corruzione del caos e vampirica ovunque. Quindi faremo di sicuro anche quelle. Qua rupe nera, cos'è che mi fai costruire? Abbiamo un buco libero? Potremmo fare questa, eh? Potremmo fare questa, perché in realtà qui c'è questa qui perché riguarda l'oro. Questa costa 4.000. Vediamo un attimo. Se no potrei fare qua questa, però abbiamo detto che preferisco avere qui solo l'oro. Non lo so. Di sicuro non faccio queste due. Dai, mi tengo il buco e i soldi per fare, per pensare se fare quella lì o meno. C'è sto tizio qua che mi rompe le palle in una maniera pazzesca. Poi, tu ti stai già muovendo. Tra l'altro, questa è l'unica nostra vaga, quella di Cry Spaccamontagne. Solo che si è danneggiata per qualche motivo a me ignoto. Probabilmente ha unito le truppe. Ho fatto qualcosa di stupido. E ora lui non le può reclutare, in sostanza. Di conseguenza, vabbè, ora tu torna su da solo, cioè insegui Krai che in questo momento è qua. Krai che però ha l'esercito completamente pieno con Krai che ha bisogno di effettivamente dei reclutamenti nuovi. Allora, visto che sei fermo, io direi che ti facciamo dei reclutamenti. Chi possiamo andare via? Allora, tu vai via. Poi questi arcieri li teniamo tutti. No, questo qua lo mandiamo via. Però qua possiamo reclutare solo cavalli. E 4. Quasi quasi ne prenderei un altro. Però mi fa stare qua fermo 2 turni, no. Allora, prendiamo Cry. Si può muovere in altre modalità? No. Allora, lo mandiamo semplicemente qui. Il prossimo turno qua reclutiamo. Altri eserciti che hanno capacità di movimento? Allora, c'è questo che sta fermo. Quello che sta fermo, fermo, fermo. Gringor e basta. Allora, Gringor, pelle di ferro, tu fai questa cosa. Esci dall'accampamento e vai verso di lui. Più veloce che puoi. Potevo farti passare per terra e passavi qui in mezzo, non ci ho pensato. Però fai così. Voglio vedere l'ordine pubblico senza di te dentro è più 11, passa più 7. Quindi ragazzi abbiamo 7.000. Direi che ci possiamo assolutamente permettere di iniziare a reclutare qualcun altro. E a questo punto è inutile aspettare oltre. Ci pigliamo di sicuro. Allora, i nostri prossimi due lord già decisi sono il Goblin Grande Sciamano. No, non è vero. Perché in realtà questo qua, guardate, costa un cavolo e costa zero. Cioè, oddio, non è che sia un problema. Possiamo sceglierci quello migliore. Comunque, pigliamo lui, che è il lord leggendario. Arzak il Massacratore, recluta. Questo aumenta il costo di tutti gli eserciti. Quindi, sono scesi già gli introiti per questo. Però, gli facciamo subito all'immediato reclutare qua.
Questo qua andrà un po' a incespicarsi con lui, però possiamo subito fare magari un paio di arcieri. Vedete che hanno più 3 per il fatto che abbiamo costruito il posto per il legno. Farei 4 arcieri normali. Allora, in realtà ci sono anche questi, Goblin delle Tenebre. Dunque, come forza non sono più forti dei nostri, in realtà sono più deboli. Vedete? Sono più deboli praticamente in tutto. Però avvelenano. Quindi me ne prendo uno, dai. E ora abbiamo finito davvero i soldi. Quindi tu recluti questo. Però il prossimo turno, se ce la fai in marcia forzata, vieni qua. Così passi a reclutare anche il resto. E abbiamo un nuovo esercito. Direi che possiamo passare finalmente al turno 70. So che è stato diciamo, un'introduzione abbastanza lunga, ma era tanto che non giocavo. Bene, morto, parla prima che ti riempia il tuo signore dei piccoli pezzi. Pagamenti, rompi il transito militare con loro. Sapete che vi dico? Allora, io con voi non voglio entrare in conflitto, ma sinceramente, controfferta, diciamo che mi paghi e basta. Non vuoi? Vediamo un po'. Transito militare con te, non lo voglio. Diventa vassallo, non lo voglio. Rompi patto. Di non aggressione, tu ce l'hai con qualcuno, no? Ce l'ho solo io. Tu hai qualche transito militare, no? Ce l'ho solo io, perché con te non ci parla nessuno. Annulla patto in aggressione direttamente, no. Basta. Ha rifiutato. Pazienza, con loro non voglio parlare. L'importante è che non ci attacchiamo. Appena posso vi faccio fuori, perché già c'è la corruzione del caos, non ne voglio altre. I crooki ci stanno inseguendo, dimmi che non hai bloccato ancora l'esercito. Oh, assassino addirittura, mamma mia ragazzi. Facciamolo fuori. E si è creata una VAG, interessante come cosa. Allora, qua l'ordine pubblico è al 52. Direi che questa possiamo iniziare a conquistarla perché è un porto, è una città col porto e di sicuro porta tantissimi introiti. Quindi, qua c'è la VAG. Io lo farei attaccare ragazzi. Allora, entri in modalità normale. Questa la conquistiamo. Abbiamo la spaccapietre, non c'è la vaga che ci aiuta in questo momento. Direi che però abbiamo visto che la spaccapietre non penso riesca a sfondare il muro. Mi fai un paio di queste. Oddio, in realtà per la guarnigione che c'è dentro mi sembra proprio stupido. Però mi fai un paio di... Potremmo fare l'attacco automatico, risoluzione automatica. Facciamo così. Mi fai un ariete che è pronto per un turno. Diciamo alla VAG di attaccare anche lei qui. Così è una battaglia in meno che facciamo, ragazzi. In questo episodio ve lo dico subito: niente, niente battaglia. Allora, tu hai reclutato. Bene. Puoi andare col tunnel direttamente di là? No. Allora, devi andarci in marcia forzata. Facciamo così: arriva fino qui. Tu invece mi passi in marcia normale fino a qua e iniziamo a reclutare. Qua vorrei prendere lui, tu, visto che ami i nani magari odi i goblin. L'assassinio al 5% della gente fe proprio schifo. No, rimani fermo e basta. Annulla. Sei proprio schifo. Tu che sei livello 0 non... Penso che sia ancora peggio la cosa. Esatto. Quindi stai fermo e basta. Allora, qua cosa facciamo? Direi che loro tre li teniamo perché è il meglio che possiamo. Lui lo teniamo. Manderei via. Lui. Gli arcieri abbiamo questi. Però possiamo mandare via questo goblin. Lui lo teniamo. Mandiamo via questo. E questo. 1, 2, 3, 4. Possiamo andarne via 5. 1, 2, 3. E mandiamo via questo. Boom. Recluta. Anzi, molti più di 5. Comunque facciamo 5. Questo esercito è pieno. Potremmo reclutare qualcuno in più, migliore. Direi che però per arcieri mi piace questa composizione. A questo punto, via.
Allora, tra questi e questi, cosa vuol dire questo? Fissa l'unità? Ah, per fare i confronti? Cosa vuol dire fissa l'unità? Ragazzi, ditemi se sapete cosa vuol dire fissa l'unità, che non ho mica capito. Allora, arcieri 4 secondo me sono sufficienti. Andrei a prendermi un'altra fanteria, poi magari le mischiamo meglio un'altra volta. Allora, possiamo reclutare con lui due fanti o altri, un altro arciere. Io farei un altro arciere. E lui che costa... Dunque, in realtà non è che ci sia proprio questa grande differenza. Loro sono di più, hanno disciplina scarsa ma attacchi velenosi. Non lo so. Pigliamoci un Goblin delle Tenebre che magari è sacrificabile. Poi reclutiamo. Nel prossimo turno andiamo di qua e reclutiamo altre cose. Tra l'altro, cos'è che ci hai attaccato dietro? Cos'è, un'ala di drago? Che figo! Non lo sapevo. Allora, guardate qua quello che vi dicevo. Abilità, lui qui può cavalcare una viverna, ragazzi. Che figata. Queste sono tutte le cose particolari. Lui ha più linee perché è uno sciamano, ma è anche un combattente, quindi lui può fare tutto. E ovviamente gli faremo fare tutto. Perfetto. Allora, lui è a posto. Lui sta attaccando. Il nostro ultimo esercito è da questa parte, però qui c'è un buco. E quindi iniziamo subito a fare... questo qua, così quando questo accampamento è pronto possiamo fare direttamente The Gigant. Mentre qui così manca davvero poco a questo, manca un turno, quindi aspettiamo a fare qualsiasi cosa. E direi che siamo a posto così. Qui sotto invece possiamo costruire. Direi che aumentiamo un po' gli introiti e abbiamo finito i soldini. Ovviamente l'esercito che sto cercando di attaccare è scappato. Allora, con questo può andare fin lì, con questo fin qua. Quindi inseguilo in sostanza. Keep moving, esatto. Qua cosa possiamo fare? Quando questa è finita possiamo finalmente costruire qualcosa, a meno che non distruggo questa e facciamo direttamente le cose queste qua. Che però richiedono livello 4, quindi inutile. Ah, attenzione, non è vero. Cos'è che sto dicendo? No, sono queste. Che arrivano fino a livello 3. Attenzione. Quindi qui così possiamo fare questo, che arrivano fino a livello 3. Non c'è livello 4. Quindi, caro mio, lo possiamo fare direttamente qua. Ah, hai capito. O se no, aspettiamo un turno e lo facciamo direttamente qui. Che questo è già livello 3, perché se no devo aspettare 4 turni per potenziarla ulteriormente. Per essere costruita ci mette 2 turni. Sì, alla fine non è che cambia molto. Forse qua mi devo mettere una corona, a dire la verità. Così abbiamo una corona ovunque. E aspettiamo, lo facciamo qua. Qui così, che è proprio la zona più a sud. O se no lo facciamo qua direttamente, non ne ho idea, ragazzi, non lo so. Facciamo qualcosa del genere così. Perfetto, qua cosa vuol dire? Ah, in questo momento lui è un'orda perché non si può muovere, cioè non ha casa, non ha nessun posto. Abbiamo ancora un po' di turni per farlo fuori. Direi che... Cos'è che mi fai costruire? Ma volendo potrei fare questo qua. No, penso che forse qui facciamo una catapulta. Probabilmente. Qua l'ordine pubblico però è basso. Dobbiamo fare assolutamente... Ecco, vedete? Allora, quando questa qui arriva al massimo, distruggo una di queste e facciamo qui una corona, perché sennò qua non sale più. E soprattutto portiamo quella a livello alto. Dai, cambio turno. Loro sono andati avanti. Lui sta andando di là. La vaga si sposta. I nani che fanno niente. Conti del caos. No, conti del caos no. Conti Vampiro, Bretogna, Kies, tutte queste regioni qua. I crocchi si muovono ancora qui. Se mi ammazzi lui, guardate. Ok, sembra che non sia morto, assassino. La congeda. Ah, perché sei sceso. Pazienza.
Va bene lo stesso, ti facciamo risalire subito. Aspetti ancora un turno tu, che li recluti, e dopo direi che sei un esercito abbastanza forte. Forse era il caso, e facciamo ancora in tempo, di prenderci qualche arciere in più, non lo so. Tanto è un turno solo. E lui ha finito. Dov'è lui? Lui. Allora, tu da qui ti sposti perché tanto non puoi reclutare più niente, c'è solo due, quindi non vale la pena. Ti sposti di qua e facciamo un po' di cinghiali. Allora, perché dovrei fare i ragazzi quando posso fare loro? Non c'è nessun motivo. Questi qui invece cosa fanno? I carri. Allora, io prenderei un carro perché voglio vedere come è fatto. Però questi qua mi sembrano molto più forti, quindi farei un casino di questi, ragazzi. Questo qua è un esercito sbilanciatissimo. E poi facciamo così, ho deciso. Mi avete detto di fare i ragni, però dovrei potenziare questo, quindi possiamo anche farlo. Però aspetterei il prossimo turno perché voglio costruire nella capitale direttamente. Invece una cosa che voglio fare è qui fare questa, come vi dicevo. Così iniziamo a fare gli orchi, e dai, gli orchi selvaggi, eccolo qua. Qui facciamo questa qui, 7000 dovrebbero bastare, tanto i reclutamenti siamo a posto. Lì non si spostano ancora, andiamo vicino, anche se ci fai qualsiasi cosa tu ci faccia va bene. Poi non vedo l'ora di andare via di qua, perché come ho detto qua, Hazard, ragazzi, qua è un casino, cioè le zone sono troppo grandi, ci si mette un giorno per muoversi da un posto all'altro. Sono il delirio. Qua va tutto bene, possiamo costruire qualcosa lì, ma direi che siamo a posto. Allora, in questo turno attacchiamoci, iniziamo a conquistare le prime città dei nani. Boom. C'è l'aiuto della VAG, perfetto. Dunque, non dovremo perdere nessuno, spero di non perdere nessuno, soprattutto nella VAG. Questa la facciamo automatica. Boom. Allora, qui la VAG non ha subito praticamente danni, tu neanche. L'abbiamo presa. Allora, potremmo razziare. Wow! 17.000! Beh, ragazzi, io non volevo farlo. Sapete tutto questo perché? Perché lui ha 3 punti in razza e saccheggia. Allora, io lo metterei qua. Ce la prendiamo perché dobbiamo iniziare ad andare avanti. Però, caspiterina, non posso rinunciare a 12.000. Subito. Ha ottenuto un'arma corpo a corpo più 6, vediamo un po' com'è. No, non per te, ma per lui. Per lui. This is your land, giusto? Allora, abilità passiva, flagella dei guerrieri. Danni causati dalle armi meno 6. Se no, posso darti questa che aumenta la tua forza. Ma sì, aumentiamo la tua forza, chi se ne frega. Che cavolo, vedete qua? No, non ce ne erano liberi. Perfetto, lui ha cinghialozzo. E questa è la sua abilità, perfetto. Mi piace un casino sto leader, è quello che c'era di questa zona qua che abbiamo preso. Allora, la sua mitica VAG, inizierei a spostarla da quella parte. Comunque qua abbiamo razziato tutto, ma questo territorio è strabello, strabello come dicono i bimbi. Allora farei una bellissima corona in modo che iniziamo a mettere a posto l'ordine pubblico, anche se sarebbe più importante probabilmente la crescita. Adesso qui l'ordine pubblico è quello che è, ma non è un problema mio. Tu hai già fatto tutto quello che potevi fare. Qua facciamo questo potenziamento, così l'ordine pubblico qua sale di... cos'è? Di 2, e almeno arriviamo a 0. Poi quando qui arriviamo al massimo, pensiamo un attimo cosa fare. Attenzione, possiamo fare gli orchi neri. Orchi neri a go-go. Quindi Gringor, ora che arriva qui, gli mettiamo gli orchi neri. E direi basta. Altro cambio turno. Visto che ieri non abbiamo fatto l'episodio, oggi lo facciamo un cicilino più lungo. Quello lì non è andato avanti a esplorare. Stanno arrivando i nani, ma vanno da questa parte. Attenzione. Non dovrebbero essere in grado di sbarcare, visto che io controllo i porti. Però, non lo so. I'm full power. Assassino e successo. Ma porca vacca, cos'è che mi hanno fatto? Sono riuscito ad assassinarlo. Non ci posso credere. Allora lui tornerà quando?
4 turni. Vedete la sfiga? Beh, facciamo questo e poi lo licenziamo. Allora, cosa è successo? Missione disponibile. Ricruta questo tipo di unità. Meccanismo d'assedio. O uno o l'altro, o tutti e due. Comunque, entro 4 turni e ci dà esperienza di tutte le unità di artiglieria e i costi di reclutamento per l'artiglieria stessa. Allora, tu continua con la tua opera di reclutamento. Tu invece sei al massimo, quindi iniziamo a spostarti in modalità più veloce che puoi. Sembra che uno e l'altro non cambia nu cambi nulla. Inizia ad andare di qua. Perfetto. Qua possiamo pompare lui. Non l'ho fatto nello scorso turno, a quanto pare. Ecco, vedete qui, probabilmente per questo, perché, cacchio, troppo forte. La viverna è a livello 15, però non è la viverna speciale come quella che avrà Arzak il massacratore che si è fatto massacrare. Allora, possiamo fare... Ragazzi, non lo so, capo del tunnel non lo so, e farei spara. Perché comunque qualcuno che spara qui c'è sempre, quindi va benissimo. E poi al prossimo turno possiamo dargli... Il tornate qui che è molto molto forte. Allora di là non vorrei andare, anche se ho visto il re dei nani ora, giusto per esperimento. Se io a lui dico di andare di qui, vedete che fa il giro. Mi serve uno vicino con cui posso fare gli esperimenti. Gringor probabilmente è troppo lontano, però se io a Gringor dico di venire qui, vedete che non ci viene. Mi fa entrare in acqua solo dal porto, ok? Avendo io i porti, lui non dovrebbe poter attraccare in qualche modo, a meno che, essendo in guerra, attracca vicino al porto e poi mi attacca da lì. Ho questo dubbio qua. Fermi. Questa è la missione, questa qua che deve finire subito. Quindi, se in questo turno ci possiamo arrivare bene, se no l'abbiamo fallita. Ci possiamo arrivare. Boom, baby. No, è scappato. E come cacchio faccio adesso? È scappato. Non posso farci niente. Tra l'altro sta reclutando lo strunz, vedete? Stava diventando abbastanza forte per farci fuori questo. Attenzione. Perché è proprio... pericoloso. Qua mettiamo questo che aumenta di sicuro gli introiti. Poi qua potenziamo questo, così possiamo fare anche quelli. Potenziamo, niente, fermo. Ok ragazzi, direi di interrompere l'episodio qui. Abbiamo fatto un po' di cosette, abbiamo iniziato a conquistare qui. Adesso vorrei capire un attimo cosa fa il re dei nani, perché se Sbarca arriva giù di lì potrebbe essere un problema. Con lui non posso andare avanti a vedere. Lui non mi darà mai il diritto di passaggio al 100%, proprio siamo sicuri che mi odia. Non tantissimo, ma mi odia. Che poi chi se ne frega, se non mi dà diritto di passaggio, però non lo so. Ditemi voi se potrebbe essere il caso, perché è passato di qua, di mandare avanti questo esercito a vedere dov'è. Potrebbe essere una cosa positiva o negativa, non lo so. Poi qua ci sono altre montagne da conquistare, ma per ora pensiamo a questi nani di qui. Krai Spacca Montagne sarà quello che andrà a conquistare la capitale dei nani e tutta questa zona di qua. I miei due tizi mascherati, dove cavolo sono finiti? Qui. Allora, fammi vedere cosa c'è di qua, che sono curioso. La Bretonia. Ok. Tu invece sei di qui. Vediamo se posso già dirti di intercettare qualcuno. Qualcuno ha distrutto questo posto. E non c'è nessuno. Dai, cacchio, voglio prendere la spacca. Quanto cavolo di tempo ci mettete a morire voi? E hanno riconquistato questo, Picco Grom. Attenzione, ragazzi, si stanno facendo sempre più forti loro. Vediamo se sono pronti a fare una confederazione. Sono pronti. Ok ragazzi, questo è davvero la conclusione dell'episodio, ma dite che dovremmo farla subito? Per me potrebbe essere un'ottima idea. Andremo al 100% a fallire la missione, ma
Io sono sicuro che la missione non può fallire, perché ho provato in altre campagne che praticamente se la missione fallisce perché non è più possibile da fare, se ne crea un'altra, quindi non dovrebbe essere un grosso problema. Quindi potremmo fare la confederazione con questi. Il punto è che non sono sicuro di poter difendere i loro territori sempre, quindi dovremmo muoverci, però potrebbe essere davvero un'ottima occasione per farlo. Comunque ragazzi, niente, ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo vi è piaciuto, anche se è molto discorsivo all'inizio, ma ho notato che se voglio leggere tutti i vostri commenti non posso passare due episodi perché sennò ci metto 10 minuti a leggerli tutti. O magari, non lo so, inizio a non leggerli tutti, ma non mi sembra giusto. E vabbè, qua avete visto che ora ci siamo tutti noi, sì. Comunque sia, quello che volevo dire è questo. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi piace, commenti come al solito, condividete il video con i vostri amici che questo è un bel gioco. Ora stiamo reclutando come dei matti, abbiamo il nuovo esercito qua che comunque in 4 turni è pronto a tornare sull'altro, ma io spero di poter fare fuori la fazione nel prossimo perché io questi qua non li voglio più vedere assolutamente. Tra l'altro ha il cappello da colbacco russo e quindi niente, faremo fuori qua. Ditemi cosa ne pensate della Confederazione, ci vediamo alla prossima ragazzi. GG a tutti!